Faber Meeting arriva alla sua sesta edizione in 15 anni, un'edizione di 2 anni e mezzo, determinata dal fatto che si mette tutta la crisi pandemica, se no avremmo tenuto il nostro timing di un'edizione di 2 anni. L'obiettivo è lo stesso delle origini, cioè far incontrare giovani che lavorano nel campo della creatività digitale e del design con imprese potenzialmente interessate alle loro competenze, partendo dal saper fare dei giovani, di cui il nome Faber e Faber Meeting. Due momenti diversi, prima un concorso per opere che si è concluso a luglio e oggi la partecipazione di tutti i vincitori al Faber Meeting. Vincitori che hanno l'occasione di incontrare, di conoscere le aziende che li hanno selezionati. Le stesse aziende, sono state tantissime quest'anno, 60, che hanno realizzato gratuitamente workshop, incontri, tavoli di lavoro, tenuto delle talk, proprio per raccontare a questi giovani talenti del digitale italiano, della progettazione, quali sono i bisogni del futuro e quindi le risposte che si potranno dare in futuro nel mondo del lavoro. Il tratto caratterizzante di questa edizione è stato una forte, fortissima attenzione ai temi sociali, a come cioè la creatività digitale e il design possono rispondere a nuovi bisogni, come l'impatto ambientale, i problemi legati all'ambiente, come l'invecchiamento della popolazione, l'economia circolare, il D&I, la questione di genere, l'inclusione. Un bisogno che fino a pochi anni fa veniva espresso principalmente dai ragazzi e dalle ragazze che si mettevano in gioco nel concorso con i loro lavori. E in questa edizione, che sta tutta pensata e coprogettata dalle aziende, è stata fortemente voluta anche dalle imprese della creatività del territorio torinese e non solo, le quali incominciano a intravedere in queste grandi sfide non solo la possibilità di dare una risposta di tipo sociale, ma anche ovviamente una possibilità di costruire mercato e nuove opportunità di sviluppo.